Guido Mazzaferri, segretario della destra a Frascati. Ma a queste elezioni come si schiera il suo partito? Noi in queste elezioni amministrative abbiamo deciso di non fare una lista alla destra, ma di appoggiare Alessandro Dotti con un nostro candidato all'interno della sua lista civica Progetto per Frascati. E come mai questa scelta? Abbiamo deciso di appoggiare Alessandro perché sono 2 o 3 anni che ci parliamo. E abbiamo pensato che era l'unico esponente, l'unico uomo in grado di riunire il centrodestra, che è l'unica possibilità che abbiamo per sconfiggere il malaffare frascatano fatto da 15 anni di Giunta Posa, 10 direttamente col sindaco Francesco Paolo e gli altri 5 col suo Delfino Di Tommaso. Ma come il malaffare? È È un un comune. comune che fa schifo in tutti i sensi. È sporco e non viene data priorità alle attività commerciali frascatane. È un comune virtuoso, l'hanno detto più volte in consiglio comunale. Sarà pure virtuoso, ma dovremmo chiedere ai cittadini frascatani se è virtuoso. Io vedo solo che adesso mi sembra che stiano costruendo una nuova ala del cimitero e l'impresa che lo sta facendo è l'impresa di Bologna, perché a Frascati mancano i muratori. Quando facciamo i vari mercatini natalizi estivi, tutti quelli che vendono i panini sono di lotta ferrata, perché a Frascati non siamo capaci a fare i panini. Non tuteliamo il DOC di Frascati, non tuteliamo i nostri commercianti. Voi mi dovete spiegare perché ai mercatini di Natale tutti questi banchetti che facciamo in passeggiata, invece di starci dentro i negozianti di Frascati, sono i negozianti che vengono fuori. È forse perché è un comune internazionale questo, Sarà pure internazionale, ma i soldi dovremmo far guadagnare ai commercianti di Frascati che pagano le tasse a Frascati. Faccio l'esempio del ragazzo che fa i panini in passeggiata quando facciamo questi banchetti natalizi o estivi. Quel ragazzo guadagna i soldi con la gente di Frascati, con i turisti che vengono a Frascati e poi se ne paga le tasse con lotte ferrate. Sono soldi persi per il comune, soldi persi di guadagno per i nostri commercianti. Noi vorremmo dire basta a tutto questo, anche a fronte di andare contro le leggi europee, ma se noi con Dotti sindaco riusciremo a governare Frascati, noi daremo priorità assoluta per tutti gli appalti pubblici, per tutti i mercatini, anche nella rivalutazione del mercato coperto e vorremmo creare un mercato a chilometri zero, noi daremo priorità assoluta ai commercianti di Frascati e ai cittadini di Frascati. io sarò il notaio o il boia di quello che Noi accadrà, assolutamente faremo questo. eh? Grazie. Grazie a te.